Cari amici, buongiorno, bentornati a questo che è il sesto incontro del ciclo Protagonisti Veneziani, organizzato dal Comitato Progetto Comune. Oggi abbiamo con noi una persona che conosciamo da tanto tempo, un amico, Gianni De Checchi, già direttore di Copartigianato di Venezia, e lo ringrazio molto per aver accolto il nostro invito. E sono io che ringrazio voi, non solo per avermi voluto qui immeritatamente oggi, ma soprattutto per l'attività che il vostro comitato sta facendo da molti anni. Grazie. Bene, come di consueto, diciamo qualcosa per presentare il nostro ospite. Gianni De Checchi, classe 1955, nato a Mira, ma abita a Venezia. Dopo studi classici e giuridici e un'esperienza maturata in un'azienda dello Stato, ha iniziato la carriera all'interno del mondo artigiano nel 1980, ricoprendo fin da subito il ruolo di segretario del Confartigianato di Venezia fino al 2022 e ora ne è consulente. In questi lunghi anni di attività ha potuto maturare sostanzialmente due tipi di professionalità: una di carattere manageriale come dirigente d'azienda complessa e amministratore di consorzi e società di servizi e per le imprese, e un'altra come promotore delle istanze e delle necessità della piccola impresa. Negli anni ha ricoperto incarichi di amministrazione in aziende del territorio come Artigian Servizi, Art Ambiente, il CONAI, e ha operato come direttore e promotore di consorzi e realtà associative come Promovetro Murano, Arzanà 2000, Ex Conterie Murano, Venezia Sviluppo e altri ancora. In occasione del terribile rogo della Fenice è stato fondatore e amministratore delegato della società La Nuova Fenice SRL, che si è occupata dell'acquisizione di commesse per il mondo dell'artigianato, del legno, del restauro, ferro e cartapesta, in particolare all'interno dell'appalto relativo alla ricostruzione del teatro. Attualmente è anche consigliere di amministrazione del consorzio Promovetro di Murano. Credo di essere stata esauriente. Assolutamente. Abbiamo ben focalizzato l'attenzione sulla tua persona, quindi potremmo anche cominciare con le domande. Allora, come abbiamo sentito, una lunga carriera a servizio della categoria degli artigiani, che hai rappresentato per 25 anni, e si può dire quindi che hai accompagnato Venezia nei suoi cambiamenti negli ultimi 42 anni. Ma com'è cambiata Venezia e soprattutto è cambiata al meglio? Dunque Venezia è cambiata, intanto cominciamo a dire che Venezia è cambiata tantissimo, perché io ricordo nel 1980 Venezia era una città e gli urbanisti ci insegnano, diciamo, ho cercato di capire in questi anni che cos'è una città. Le città sono tutte diverse ovviamente tra di loro, per storia, tradizioni, ambiente, eccetera. Però c'è diciamo un dato comune a tutte. La città è un organismo complesso, fatto di molteplici funzioni, e quindi dentro una città ci sono i vecchi, i giovani, chi lavora, chi è disoccupato, gli studenti e gli analfabeti, insomma c'è di tutto un po'. Questo fa di un luogo una città. La complessità e l'interazione. Quando diciamo una città diventa il tessuto socio-economico di una città, si banalizza e si formalizza in un unico settore, in un unico elemento, quella non è già più una città. E poi forse ne parleremo. Certo. Quindi all'epoca Venezia era ancora una città, anche se aveva iniziato fin dagli anni 70 l'esodo, diciamo, dei residenti. Negli anni 70 Venezia era una città insalubre, e erano poche le famiglie che avevano il bagno in casa, i bagni erano all'esterno delle abitazioni, c'era l'acqua alta che toccava i primi piani e quasi tutti i piani terra, e quasi tutti i piani terra erano delle abitazioni. E si conviveva con i topi, insomma, la malsana, eccetera. E quindi il miraggio della casa in terraferma con i termosifoni e con il bagno, diciamo, piastrellato, è un miraggio che ha colto tantissimi veneziani. E quindi, però all'epoca, diciamo, Venezia aveva ancora tutte le sue funzioni. Sì. C'era un artigianato vivo, 2650 imprese circa, contro le 1100-1150 di oggi,
c'erano molti più residenti, circa un centinaio, 100.000, e c'erano tutte le funzioni caratteristiche di una città, il piccolo commercio, diciamo, che oggi abbiamo imparato a definire di vicinato. Una volta c'era il caso Rin, c'era il negozio di passamaneria, tutte queste cose, c'erano le persone anziane, le persone giovani, e c'era quindi un equilibrio socio-economico e anche culturale e tradizionale tra tutte queste componenti. Io andavo a lavorare la mattina e trovavo nel mio itinerario i figure che, con cui parlavo, dialogavo, che oggi non esistono più e che Venezia ha perso. Trovavo i doratori che doravano il legno, trovavo gli intagliatori di legno, trovavo i materassai che, diciamo, in calle forgiavano i loro materassi, e quindi, insomma, trovavo tutte queste professionalità che poi via via Venezia ha perso quasi del tutto. Bene. Ecco, l'economia di Venezia, come hai detto tra l'altro recentemente in un'intervista, ha cominciato a puntare decisamente sul turismo proprio negli anni in cui hai cominciato in Confartigianato. Quali sono stati i motivi per cui è stata operata questa scelta che potremmo chiaramente definire epocale? Scelta epocale, e per certi versi, come quasi tutte le scelte, diciamo, che impattano così fortemente sul pubblico, su una città, questa scelta è stata presa, diciamo, deliberatamente e a fin di bene. Perché in effetti all'epoca il turismo era molto stagionalizzato, quindi c'era la primavera e l'estate in cui non si poteva camminare per le strade. Le aziende, quindi negozi e alberghi, facevano fatica ad organizzare la loro attività imprenditoriale perché avevano dei picchi di ricavi e poi una stagione piuttosto lunga di morta, e quindi questo era un problema. Quindi forse l'ingenuità è stata quella di pensare che spalmando si sarebbe mantenuto più o meno, insomma, lo stesso numero di prima, solo più spalmato, quindi più organizzato e più, come dire, che viveva in più armonia con la città. E quindi è proprio di quell'epoca là, sono le prime riunioni fatte insieme con i commercianti, gli albergatori, con ovviamente l'amministrazione comunale, che all'epoca ascoltava molto le categorie. Poi evidentemente anche questa buona prassi è andata via via sfumando. E quindi, diciamo, si parlava di come rafforzare il turismo invernale. Da lì, diciamo, è partito tutto, perché non ci si è resi conto dell'impatto incredibile dal punto di vista numerico e conseguentemente anche qualitativo che il turismo ha in una città. Qualche sociologo ha definito il turismo un'industria insalubre di prima classe, cioè paragonandola in effetti a un'acciaieria che produce un prodotto diciamo di assoluta rilevanza, che è buono, che dobbiamo tutti usare, di acciaio, di plastica, eccetera, ma che impatta col territorio circostante tanto quanto è grande, è estesa questa realtà. Se una fabbrica che produce acciaio, che produce ceramiche o produce altre cose è situata diciamo all'interno di un borgo medievale o vicinissimo a un borgo medievale, non si può pensare che non abbia influenze ed effetti nefasti su quel borgo. Quello che è successo a Venezia è esattamente questo: non si è valutato. Forse lo si sta cominciando a fare adesso, ma è da pochi anni che c'è una sensibilità vera, reale. Non si è valutato l'impatto socio-economico e culturale dell'overtourism, perché questo
ha travolto la città di Venezia modificandola intimamente in tutta la sua, diciamo, infatti, vita, infatti, ed è, ecco, al giorno d'oggi sotto i nostri occhi. Infatti. Infatti Venezia, come diciamo sempre, è schiacciata da questo turismo di massa che ha stravolto la vita letteralmente dei residenti, portando però ricchezza solamente a specifiche categorie di economiche, mentre la città in se stessa ha perso come la sua identità, proprio per i motivi che hai detto tu, per far posto ad esigenze tante volte esterne proprio, quindi come dicevo senza dare ricchezza proprio ai veneziani. Ecco, queste sono considerazioni che i cittadini ci riportano, quindi tu che cosa ne pensi in proposito? Io penso esattamente questo che hai detto e che dicono i cittadini, non si può pensare diversamente. La città è stata l'economia e quindi anche il tessuto sociale della città, sono stati, come dicevo all'inizio, banalizzati in un unico settore, e quindi Venezia è diventata di fatto mono imprenditoriale, mono economia. Quindi diciamo mano a mano tutti gli altri settori, perché il turismo è un settore fortissimo, è un settore che produce, che ha una potenza di espansione, una potenza diciamo economica, anche diciamo così una facilità di realizzazione tale per cui gli altri settori soccombono, certo, per debolezza strutturale. Certo, certo. È chiaro che un giovane è passato, un giovane veneziano ideale, ipotetico, è passato dall'andare a garzone, a parte quelli che sono dati alle professioni eccetera eccetera ovviamente, ma è passato da fare il garzone in un negozio, in uno square dove imparava un mestiere, ci metteva 20 anni, in un intagliatore, in un doratore, in un laboratorio di maschere, quelle vere, sì, quelle, certo, tradizionali, in vetro di Murano, eccetera, 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 ad avere il miraggio del casinò o della CTU, cioè del posto fisso, sì, che andava molto di moda ai miei tempi quando ho iniziato, via via. E oggi qual è il miraggio? Il miraggio è quello di avere la casa della zia o la casa della nonna da affittare ai turisti. È molto più semplice, certo, fare questo dal divano di casa con una app appositamente studiata che non diciamo farsi il mazzo, come si direbbe, facendo un'attività diciamo manuale, artigiana, certo, commerciante, certo, o anche professionale. Certo. Qua ci sono professioni che sono state quasi decimate perché diciamo i fautori di queste, sì, cose si sono dati al turismo e hanno smesso di fare gli avvocati, certo, per dirla. E allora ritorniamo al tuo campo, quindi l'artigianato a Venezia. Che tipo di operatori si associano al Confartigianato e che difficoltà incontrano gli artigiani rimasti? Beh, allora su che tipo di operatori, diciamo l'artigianato è un settore che ha una legge diciamo nazionale che lo contiene, lo forma, eccetera. Quindi l'artigiano, contrariamente a quello che molte persone credono, perché sto sentendo molte mostre di artigiani, molti artigiani che fanno gli stilisti, questo per altro, poi vado a vedere nei registri, nessuno di questi è artigiano. Ah, ecco. Sono dei cosiddetti diciamo hobbisti, sono persone a cui piace fare una determinata cosa, diciamo di natura così artistica, di natura manuale eccetera, molto spesso giovani, e che la fanno e la vendono magari in nero e appartengono a questa area grigia, diciamo, che Venezia è piena di queste realtà che vengono fuori, ragazzi dell'Accademia, ragazzi del liceo d'arte italiani, e poi ci sono quelli che vengono dall'estero. Essere artigiano è una cosa diversa, significa essere un piccolo imprenditore che si assume i suoi rischi, che investe su se stesso prima e poi sui propri dipendenti, che affronta il mercato, le leggi e le regole durissime oggi del mercato, che paga le tasse,
e che, diciamo, realizza magistralmente una particolare cosa, eccetera. Quello è un artigiano, deve essere iscritto a un apposito albo e appunto deve essere in regola con tutti questi fattori. Ora Venezia, ma direi l'Italia, per parafrasare, mi sembra un titolo di un film, non è un paese per giovani. Sì. È un paese contro i giovani, perché a parte, diciamo, l'istruzione, la scuola, l'università, eccetera, che soffrono nel nostro paese, che sono indietro, che non offrono ai giovani le opportunità che ci sono in altri paesi, che devono fare molti passi avanti, ma anche sul settore dell'impresa, della piccola impresa, siamo molto indietro, perché la burocrazia, i costi fiscali gravano sulle spalle di questi giovani che si mettono in attività per la prima volta. E non so, vi pare giusto che un ragazzo che già rischia in proprio, magari si fa prestare due soldini dal padre per mettersi proprio a realizzare quelle cose che lui sogna di realizzare, paghi gli stessi contributi all'INPS che paga una impresa solida da anni sul coso, eccetera? Questo è inconcepibile, diciamo, in un paese civile. Ma quindi che consiglio potresti dare ai tuoi giovani che magari volessero intraprendere una professione artigiana? Il consiglio è molto difficile. Io direi intanto di... non so neanche se serve, perché i giovani stanno guardando all'artigianato. Sì. Infatti noi ne stiamo iscrivendo anche diversi, e quindi io sarei ottimista da questo punto Bene. Di vista. E ci insegnano la strada anche, certo. Insegnano la strada i politici e gli amministratori. Certo. Cioè una città che sia più recettiva, quindi tanto chiedono allo Stato, certo. E chiediamo anche noi con loro allo Stato, meno burocrazia, meno imposte sulle imprese di giovani, dargli la possibilità per i primi 2, 3, 4 anni di vita dell'impresa, di sì, respirare, di essere leggeri, cioè, di muoversi con un bagaglio molto poco pesante, che già ne hanno da pensare per trovarsi clienti, per stare sul mercato, eccetera, eccetera. Dopodiché, in relazione ai fatturati, si comincerà a mettere tasse, imposte, cose, eccetera. E a Venezia chiedono delle cose anche a questa città, quindi che sia una città vera, reale, questo è quello che chiedono, dove non c'è solo il turista che passa dal negozio e si spera che diciamo entri capendo più o meno di cosa si tratta, eccetera, ma ci sia dietro le spalle una città con tutti i suoi bisogni e tutte le sue esigenze. Quindi l'artigianato di per sé non ha bisogno di niente, ha bisogno di una città, dalla città nascono. È inutile che noi ci inventiamo di far aprire i puli secco a Venezia. Perché? Perché non c'è nessuno che va a lavare a secco. Ma infatti la domanda che ti voglio fare è, a parte il vetro, che è quel settore, a parte gli squari, eccetera, quali attività secondo te potrebbero, dovrebbero aprire a Venezia dal punto di vista artigianale, naturalmente, e per poter recuperare anche quello che è stato perso? Cosa manca effettivamente di artigianato a Venezia? Tutto l'artigianato tradizionale e di qualità, di storia, di cultura, di tradizione è andato perso, quasi tutto, almeno il vetro di Murano che resiste, e attenzione, io dico sempre, non ha ordinato il medico che a Venezia continui ad esistere il vetro di Murano, perché il vetro di Murano diciamo è in una congiuntura fortemente negativa da tantissimi anni. Abbiamo cercato e cerchiamo costantemente di fare la respirazione artificiale a questo settore, quindi in qualche modo di mantenerlo un po' solido, un po' in vita, ma non è facile. Quindi attenzione che questa non passi alla storia come la generazione che si è giocata, diciamo, questo patrimonio culturale con 2000 anni di storia, perché ci siamo molto vicini. Allora, chi dovrebbe aprire? Francamente non lo so. Chi apre oggi di giovani sono attività artistiche, attività ad alto contenuto di creatività, attività ad alto contenuto di creatività e di manualità, come ad esempio
gli squeri, sì, su cui noi abbiamo condotto una scuola per maestro d'ascia per quasi 10 anni, e avevamo domande da rifiutare per eccesso di domanda. Addirittura io ricorderò per tutta la vita, perché ci ho parlato a lungo, un ragazzo di Milano che per partecipare a questo corso e poi per aprirsi una sua attività di costruzione di barche in legno sul lago, mi sembra di Como, o un altro lago simile, ha lasciato il posto in banca a Milano. Perché? Perché i ragazzi, i giovani, vogliono un mestiere creativo, sì, che dia la possibilità di manifestare, di far esplodere la propria personalità, la propria creatività. Diciamo anche il fatto di essere autonomi, quindi di non aver, tra virgolette, padroni, è un fatto che li attira molto. Sì. Nell'artigianato, in questo tipo di attività, se uno è bravo, sa affrontare i sacrifici, sa, diciamo, essere diverso dagli altri, è creativo, economicamente, diciamo, può rendere anche abbastanza bene. I giovani, che non sono affatto stupidi, sanno queste cose, chiedono queste cose. A Venezia, se arriva un giovane animato da tutte queste cose, si trova a pagare 3.000 euro al mese di affitto, è chiaro che, indipendentemente da cosa chiediamo noi o da cosa chiede, sì, lui, ha le gambe, spezzate. Quindi il grosso problema degli affitti, ma soprattutto, continuo a dire, il grosso problema di una città. Non si risolve il problema dell'artigianato a Venezia se non si risolve contemporaneamente il problema della città, certo, cioè farla ritornare una città vera e completa in tutte le sue, certo, componenti. Grazie. Allora, c'è un altro argomento che mi ha colpito molto quando ho letto la tua presentazione. Cioè, abbiamo parlato del tragico momento del rogo della Fenice, e in cui tu sei stato appunto capofila di tutta una serie di iniziative e di ricerca, promozione e sviluppo delle attività artigianali per aiutare la ricostruzione del teatro. Ci vuoi raccontare innanzitutto le tue emozioni, perché deve essere stata, lo è stato per tutti, ma chi lavora soprattutto in questo campo probabilmente ha sentito di più, e poi le vie percorse in quei frangenti. Allora, lo dico da solo che, diciamo, nella tragicità del rogo della Fenice, l'ipotesi che abbiamo lanciato sul tappeto era un'ipotesi geniale. Infatti l'aveva capita molto bene e sostenuta chi amministrativamente è stato un genio. Mi riferisco a Massimo Cacciari. La prima giunta di Massimo Cacciari è stata una giunta talmente piena di idee, di cose da fare e anche fatte, realizzate, che veramente potrebbe essere studiata e analizzata come fenomeno a sé. Purtroppo poi, secondo me, diciamo, questa tensione non c'è più stata. Sì. E qual era il disegno? Il disegno era di trasformare, molto semplicemente, di trasformare una sciagura in una opportunità. Quindi la sciagura c'era, ormai diciamo, le ceneri le vedevamo tutti passando. Come si faceva a trasformarla in una opportunità? L'idea era quella di mettere insieme in un consorzio tutti gli artigiani di Venezia, non solo di Venezia ma anche dell'Interland, bravi, tradizionali, esperti, con lavorazioni solide nei vari settori in cui il restauro della Fenice si articolava. E far prendere a loro, diciamo, come consorzio, l'appalto delle superfici cosiddette decorative della Fenice, e quindi farle fare agli artigiani veneziani, e costituire al loro fianco un gruppo di studenti, di ragazzi con voglia di lavorare, opportunamente selezionati, e far diventare quello della Fenice un cantiere scuola per formare gli artigiani del futuro. Certo. Questa era, diciamo, l'idea, un'idea su cui noi abbiamo attratto l'attenzione di Venezia, d'Italia e anche a livello internazionale, perché sfoglio ogni tanto gli articoli, sì,
sulle Figaro piuttosto che il País spagnolo, eccetera, eccetera, che raccontavano di quella nostra esperienza. E ci siamo arrivati perché abbiamo offerto a tutti, adesso il tempo non ci consente di approfondire la tecnicalità, diciamo, della cosa, però ci siamo riusciti offrendo a tutti i partecipanti alla gara i prototipi da presentare, perché era obbligatorio presentare, sì, i prototipi. Noi li abbiamo fatti e li abbiamo offerti a tutti in cambio di cosa? In cambio di un contratto ora per allora, quindi in cambio di fare noi i lavori. Ha vinto un'impresa, diciamo, in prima istanza ha vinto un'impresa e ci ha affidato subito i lavori. Qual è stato il problema? Il problema è stato che siamo in Italia oltre che a Venezia, e quindi l'Italia è il paese della pizza, del sole, dei mandolini, delle gondole e dei ricorsi, perché in Italia i ricorsi si regalano come, diciamo, i galani o le frittelle a Carnevale. È stato fatto ricorso da un'impresa concorrente, lì si è bloccato per un lungo periodo, diciamo, il cantiere, l'attività di restauro. È intervenuto un altro sindaco, di cui non faccio il nome, ma si chiamava Paolo Costa, e diciamo non c'è stata la stessa continuità, la stessa attenzione, la stessa visione, ecco. E quindi questo progetto, a mio giudizio, molto interessante e molto ben strutturato, è sfumato, e così sono sfumate anche i consorzi degli artigiani. L'avevo promesso a me stesso e ai miei collaboratori di scrivere un libro su questa vicenda. Lo farò quando sarò più vecchio. Poi vieni qua e lo presentiamo. Ecco, ultime due domande. Allora, so che sei legato al mondo, l'abbiamo detto prima, del vetro di Murano, e che ti spendi molto in questo settore, che è probabilmente quello più caratterizzante e caro alla città. Sì. E qual è il tuo impegno attuale in questo campo? Guarda, attualmente, diciamo, io svolgo il mio ruolo di consulente, cercando di rispettarlo. Quindi offro quel po' di esperienza che ho maturato in tutti questi anni, diciamo, offro questa esperienza ai dirigenti del vetro di Murano, che sono molto bravi, molto attenti e molto pieni di problemi, e al nuovo direttore, diciamo, di Confartigianato, con cui collaboriamo quotidianamente, eccetera. Devo dire che il vetro di Murano, diciamo, ha un grosso asset in mano, che è il marchio. Perché il marchio del vetro di Murano che noi abbiamo e che io, diciamo, ho voluto fortemente negli anni 90 e che è stato approvato con una legge regionale, è un elemento molto forte sia di tutela del vetro, che è uno degli elementi più contraffatti, diciamo, al mondo, ma anche di promozione all'estero. Ecco, purtroppo, diciamo, questo marchio che vive e che, diciamo, ha una sua importanza, una sua anche riconoscibilità, eccetera, purtroppo non piace a tutti, non va bene a tutti, perché ognuno ha le sue ragioni, o crede di averle, ognuno ha le sue differenziazioni. A Venezia e a Murano in modo particolare, fare squadra è molto difficile. È sempre stato difficile, certo. E lo è anche tuttora. E questo però è un elemento discriminante, perché su certe cose, base 1, 2, 3, bisogna che ci mettiamo d'accordo e bisogna remare tutti nella stessa direzione, certo. Perché sennò si va in tondo. Certo. Ecco, nei giorni scorsi è stato presentato da parte della Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità un progetto che si pone l'obiettivo di raddoppiare la quota degli studenti presenti e residenti a Venezia come strumento per sconfiggere lo spopolamento, l'abbandono della città e il caro, chiaramente, degli abitanti. Come valuti questo progetto? Dunque, è senz'altro importante il ruolo di questa fondazione, non fosse altro che per, diciamo, i nomi e le presenze, diciamo, assolutamente forti e assolutamente importanti che ci sono all'interno.
Ho delle perplessità sul fatto, ho due tipi di perplessità. La prima è di affiancare alla popolazione fluttuante di Venezia, che sono i turisti, altra forte popolazione fluttuante, che sono gli studenti. Io non sono convinto del tutto che questo risolva problemi di ricostituzione del tessuto, diciamo, sociale ed economico della città, e non sono convinto assolutamente che tutti questi studenti poi si fermino a Venezia, in quali case, in quali condizioni, eccetera, eccetera. Cioè, mi sembra una proposta buona, le intenzioni sono senz'altro buone, eccetera, ma che vada in un'unica direzione, quella dell'università, e quella di dare, come dire, un respiro maggiore e un futuro migliore all'Università di Venezia, cosa buona, certo, e giusta, ma non è questo il tema su cui, diciamo, la città si deve concentrare. Invece ho visto che gli amministratori si sono gettati a capofitto in questa proposta, forse perché, diciamo, non ne hanno altre loro di migliori. Staremo a vedere, perché effettivamente sono tanti gli studenti che fanno parte di questo progetto, che dovrebbero arrivare qui, quindi sì, c'è da pensare che poi diventi una sovrappopolazione, come dici tu giustamente, fluttuante, e che i residenti, non veramente, quelli che restano, non venga voglia poi di lasciare. Certo, e che faccia, diciamo, e che carichi ulteriormente la città di tutte quelle, diciamo, sovrastrutture che già oggi ha, e sono troppe. Certo. I bar, le pizzerie, certo, i negozi. Sono le nuove aperture, che sono nuove aperture. Anche a Mestre, ma è chiaro che gli studenti, diciamo, chiedono lo spritz, chiedono una pizza a pochi soldi, chiedono queste cose qua. Voglio dire, non chiedono, diciamo, i servizi globali e complessivi che un residente chiede. Invece va giocata la partita molto più difficile che non far venire, diciamo, 50-60 mila studenti a Venezia. Va giocata la partita su un'altra scacchiera, che è quella di rilanciare un grande progetto casa, un grande progetto sulla residenzialità a Venezia, attirare attraverso questo ciò che è totalmente sparito da Venezia, e cioè il ceto medio, sì, attirare i giovani, studenti o non studenti, non importa. Certo. Sei studente e vuoi rimanere, ti do, certo, questa opportunità. Sì. Non sei studente, sei un artigiano, un commerciante o un avvocato, un corre, eccetera, lo stesso. E quindi giovani coppie, e va lavorato molto lì, come si è fatto 30-35 anni fa, forse. Ma è sempre facile parlare degli errori passati, perché sì, bisognerebbe vivere le cose due, certo, volte, la prima per prova e la seconda per, certo, davvero. Però è stata fatta a Venezia una politica della casa stupefacente, che anzi è stata di esempio per altri posti, ma un po' ideologica, un po' fondamentalistica. Quindi i ceti bassi, le case popolari, eccetera, eccetera. Per carità, va bene, ma perché dobbiamo sempre fare solo una cosa? Certo. Perché non ci entra in testa che una città come era Venezia nel passato deve essere piena di tutto? Certo. Questa è una città. Deve comprendere tutti. Bene. Io sono molto contenta di questa conversazione, molto piacevole, istruttiva e informativa. Devo dire che sicuramente interesserà i nostri amici che ci seguono ogni settimana. Quindi io rinnovo i miei ringraziamenti a titolo personale, naturalmente, del comitato, e grazie ancora per essere stato. Beh, grazie a voi, e grazie, come dicevo prima, dell'attività che fate da tanti anni, che è un'attività
meritoria e che serve per rafforzare le coscienze e le conoscenze delle persone, la base per fare qualcosa di buono nella politica, da polis e non dal partito. Esatto, non da partito. Quindi grazie a tutti e grazie anche a chi ha avuto la bontà e la pazienza di ascoltarci. Ma senz'altro. Bene, cari amici, allora io vi ringrazio anche oggi per essere stati con noi e vi do appuntamento come al solito per la prossima settimana. Arrivederci.